Allora ragazzi, buongiorno, salve a tutti, eccoci alla 21esima, se ricordo bene, puntata dell'opinionista, che avrà un'argomentazione, diciamo, molto veloce, molto free, con un ospite speciale. Questa volta non si tratta di mio padre, ma è un new entry alla stregua del Maderna che ama tanto gli animali. Io mi sono preso un piccolo facocero, non scherzo, poi ne parliamo. No, in realtà la puntata di oggi è un piccolo pulpulì, come dire, sulla situazione attuale, io lo dico, nel senso che io mi domando, alla fine, giustamente, il re cadrà, no? Come si dice sempre, è scaccomato, è morto. Perché tutte queste generazioni di console, a un certo punto, secondo me, porteranno alla morte uno di quei tre. Cosa che non può mancare, lo vedo, sta da un po' di tempo a questa parte. Cappuccino, cazzo. Allora, il problema qual è? E qua, dai, non sei timida, vieni. Vieni qua. Allora, mostro free to play, comincia a romper cazzo. Wii che dice no vabbè, l'Arena Engine 4 può essere upscalato, ancora un'altra generazione con una console di una generazione passata. PlayStation 4 e Microsoft Xbox 360 per due, non si sa. Insomma, il problema è questo. Microsoft c'ha troppi soldi dietro per... Mannaggia, però intendo no, io ognuno porta sfiga, perché tanto quello che commercializza vende, cazzo. Vende la console che si vede al contrario, dice l'innovazione perché gira il modo di vedere i videogiochi, i giochi al contrario, tu dici vabbè, 199 cosa comprano tutti, cazzo. Perché oramai si è brandizzata, questo nome, questa terminologia terribile, brandizzata, fa schifo. Vieni qua, ragazzo! E quindi, qual è la situazione? Non lo so, guarda, io, non lo so, prevedo un grosso, forse Sony, ma non pure Sony, c'è dei bei soldoni dietro, che cazzo ne so. Alla prossima generazione mi lascia totalmente così. E non incredulo, perché, ma la conosco, titubante sul futuro, e su quello che accadrà, insomma. E tanto lo spirito non è timido, quindi la dovevo avere un attimo, vieni qua. Vieni qui, è molto timida. Si chiama giustamente, si chiama, oh, che qua cazzo, mi rompe sempre i coglioni qua sopra, ma non vieni. Giustamente, ecco, o basta, vieni qua, per cazzo, non essere timida. Eccola qui, la vedete? Il mio nuovo gatto, la mia ex gatta, era morta, porella. Vai e qua rimani in campo, rimortacci tua, non c'hai tempi televisivi. Ovviamente si chiama Fregna, perché come si poteva chiamare? Ecco, gioca la penna, vieni. Gioca la penna, testa di cazzo. È un gatto molto che fa come gli pare. Perché io sono un penerone, capito? Quando ho visto che le cose non andavano bene, mi sono detto, i console si rompono, e muoio un gatto. Quello porcio la faccio la pet therapy, no? Cioè, prima c'era la Fregna Therapy, però a volte non funziona sempre, no? Non io, la terapia. Perché, opinionista, era giù. Non dico, la pet therapy può essere una cosa giusta, che qua, via gioca, fa vedere tutti quanto rompi il cazzo, dai. Ma che non mi fai neanche andare al bagno, vieni qui. Capite che voglio dire, quindi la situazione videoludica non mi piace. Poi addirittura ho visto delle comparison atroci, no, questo è il cappuccino mio deficiente, che fanno ancora su internet tra Wii e 360. Ma che senso c'ha? Inquadrata anche la panza e il microfono dell'opinionista, per cui ha ricevuto bestemmie improperi da chiunque. Dai piccolo, fai un po' di spettacolo. E quindi c'è ancora questo senso di confronto che Nintendo parte dietro e... Anche se parte dietro, siamo noi che dobbiamo dietro. Perché? Perché? Perché vogliamo una cazzo di generazione vera. Vera cazzo. E invece no. Ci tocca una console poco più potente di un 360. Col padellone che zoom. Questo ci tocca da Nintendo. Ma la prima avvisaglia della morte da Nintendo è Super Mario, cazzo. Un Super Mario di merda! Tra virgolette, che cazzo piangi? Mo piangi.
Scusate, se c'è il gatto so che cazzo, scusatemi. Pronta la estemporanea, ho detto, so. Quindi alla fine è buono, sono molto così. Non ho sfiduciato nel fottiano, intendo, però che cazzo, Mario puttana! Questa mi dà l'idea. Come Sonic, cioè sta cominciando a inflazionarsi. Mario Hockey, Mario giochi di calcio, tennis, da tavolo, di carte, di macchine, tutto cazzo. Mario puttana manca, ho detto Mario puttana, Mario puttana. Fai la simulazione, fai GTA. Ci metti Mario, cazzo, tanto ormai brandizza, sventrato il nome. Peggy 18, Super Mario fa, it's me, Mario, vaffanculo, dai, vaffanculo, 50 l'amore, a sto punto, così. Vabbè, non mi sto allungando troppo, poi Simone Soletta dice che vado fuori sforo, io quando sforo sono pericoloso, quindi è meglio che non sforo. È un augurio che il fregnatoplay non si diffonda poi così a macchia d'olio, perché a me francamente Montezuma mi ha cagato il cazzo, anche perché io non faccio manco un milione. Nice BR1 fa 27 miliardi, ma come cazzo fai? Oh? Ma che sei, Rayman? Che te cascano gli stuzzicadenti per terra e ne conti 127? Come così devi giocare per fare 25 milioni? Milioni, mi pare. 25 milioni, io manca uno arrivo, quindi 25 milioni in un minuto. Ma vai alle Olimpiadi di sto gioco, magari vi un po' desorti. Perché non si può. Quindi fregna dopo lei, non sono d'accordo. Vabbè, lei è un affanculo, sto facendo digressioni inutili. Allora vi saluto tutti e anche al prossimo pianista ci sarà una sorpresa. E non vado a dire perché so che cazzo di sorpresa è, insomma. Vabbè, il cappuccino è finito. Mi raccomando, tutti quanti.